27 maggio, Sant'Agostino di Canterbury. Parliamo della Roma dell'inizio del VII secolo, la fine del VI secolo. Parliamo della Roma di San Gregorio Magno, il grande papa benedettino, padre della Chiesa, dottore della Chiesa, l'ultimo padre della Chiesa d'Occidente. Ebbene, in questa Roma succede un fatto che suscita la curiosità di molti. Vengono venduti degli schiavi, o comunque si vedono camminare per Roma delle persone che hanno delle sembianze somatiche un po' diverse da quelle dei romani. Erano persone dalla carnagione particolarmente chiara, con i capelli biondi e con gli occhi azzurri. Ora tutti dicono che sono angli, una specie di progenitori degli attuali inglesi, e si investiga su chi siano, che cosa credono, e ci si accorge che sono dei pagani. Allora il Papa Gregorio Magno li vuole vedere e dice: questi angli diventeranno angeli, angeli, dice nella pronuncia latina di quel periodo. Allora gli angli, il Papa voleva che diventassero cristiani, quindi da pagani, da credenti negli idoli, diventassero dei buoni cristiani. Ecco perché chiama un bravo abate di Roma, l'abate di Sant'Andrea al Celio, era un monastero benedettino fondato dal Papa stesso, un certo Agostino, e lo invia in Inghilterra per evangelizzare questi popoli. Il viaggio naturalmente è lungo di Agostino, parte lui con altri 40 monaci, pensate un po'. E allora la Gran Bretagna e l'Irlanda era stata invasa dai Sassoni, quindi c'erano dei regni che erano dei piccoli staterelli in guerra gli uni contro gli altri, e in un primo tempo questi popoli che abitavano la grande isola della Britannia non vogliono accogliere il cristianesimo. Però in un secondo tempo il re Erberto del Kent, c'era un regno in questa regione della Britannia che attualmente è il Kent, ebbene aveva sposato una principessa franca di nome Berta, che era cattolica, per cui permette ad Agostino di poter predicare, e la conversione dopo qualche mese è in massa, perché ben 10.000 sassoni si battezzano e diventano cristiani. Quale fu il momento in cui Erberto fu toccato nel suo cuore? E quel momento fu quando il monaco Agostino raccontò la storia di un grande banchetto al caldo nel cuore dell'inverno dei paesi nordici. Noi sappiamo che nei paesi nordici fa molto molto freddo, e allora un passero dalla neve, dal freddo, entra all'interno di questa sala in cui tutti mangiano, e questa sala calda, e poi subito vola sulle teste delle persone e dopo esce dalla finestra dall'altra parte del muro. E dice così al re Agostino, il monaco Agostino: la vita umana, Osire, è come questa entrata del passero dentro una sala in cui c'è un grande banchetto. Veniamo dal freddo e andiamo verso il freddo della morte. Veniamo dal freddo del nulla e andiamo verso il freddo della morte. Ora, se c'è una parola che può aiutarci a vivere la vita in modo da non aver paura del futuro, perché non accettarla? Allora il Papa, dopo questo successo di Agostino,
gli manda il pallio, lo fa arcivescovo di Canterbury, questa cittadina quasi alla foce del fiume del Tamigi. Londra ancora era un piccolo centro allora, e quindi dopo poco Agostino, sazio di giorni e di santità, muore. Quindi 27 maggio, Sant'Agostino di Canterbury, che ha trasformato gli angli in potenziali angeli e che ha insegnato al re e alla regina del Kent che una parola che ci aiuta a vivere meglio, che dà una prospettiva di eternità, è migliore